Gli elmetti da cantiere al posto di rami, palle e lucine. Ecco, in Versago l'ANMIL ha allestito in collaborazione con i comuni due alberi di Natale per sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza sul lavoro. Rispetto al 2022, quest'anno gli infortuni in provincia di Lecco sono in calo del 21,8%. Crescono invece le malattie professionali, denunciate da 83 a 96, e raddoppiano gli incidenti mortali, passati da 3 a 6, gran parte dei quali lungo il tragitto tra casa e lavoro. Li ricordiamo tutti, tutti gli infortunati e tutti i morti. Un nome, l'ultimo morto nostro sul lavoro, Luciano, di quest'anno. E non questo albero è stato fatto perché non ci siano più morti sul lavoro, tutti quelli che rientrano o vanno a lavorare possano andare nelle loro case tranquillamente. Questo albero stilizzato con i caschetti è un monito per tutti, perché dobbiamo dire basta, ma basta veramente sui morti, per i morti sul lavoro. Gli obiettivi per il prossimo anno è l'ingresso nelle scuole con il progetto scuola, in cui abbiamo coinvolto tantissime realtà, dagli sindacati industriali, Cocopro, anche ingegneri, e se riusciamo a coinvolgere anche il Politecnico, per entrare nelle scuole a parlare di sicurezza. E perché un ragazzo, quando esce dal mondo scolastico, possa entrare nel mondo del lavoro formato e cosciente che la sicurezza faccia parte del suo bagaglio culturale e tecnico. Su proposta di AMNIL abbiamo scelto di allestire nel cantiere fulcro attualmente della nostra città, questo della piccola, con la collaborazione dell'azienda, dell'impresa costruttrice che ringraziamo, questo albero stilizzato che richiamasse l'attenzione di tutti i passanti, di tutti i cittadini a un tema che troppo spesso è sottaciuto: non si può uscire di casa per andare al lavoro e non tornare più. Credo che sia un albero che, nella sua bellezza, perché comunque i caschi ci ricordano un tema importante, ma sono addobbati con cura e abbiamo bisogno di cura e bellezza in questo periodo dell'anno. E quindi grazie a Anmil, ricordiamoci di stare attenti sul lavoro.